Che bello! Buonasera a tutti, bentrovati, benvenuti in questa serata, serata importante, ho il piacere questa sera di essere qui, anche se il mio compito è forse quello più semplice, quello meno importante di tutta la serata, perché come sapete la serata è motivata da un elemento molto importante, un elemento fondamentale che ha animato gli organizzatori di questa serata, che poi nel corso della serata appunto vi dirò, vi rinominerò, alcuni li avremo anche qui sul palcoscenico per salutare, una serata all'insegna dello spettacolo, ma soprattutto all'insegna della solidarietà. Perché della solidarietà? Perché purtroppo la notte del 24 agosto alle 3:36 di notte una terribile scossa di magnitudo 6.0 colpisce il centro dell'Italia. Il centro dell'Italia, precisamente i paesi di Amatrice, Accumuli, Arquata e altre frazioni. Ecco che quella notte, a quell'ora, per molte persone, per molte famiglie, inizia un incubo, inizia una vita diversa, qualcosa che tocchiamo anche noi, perché tutti quanti ci ricorderemo nel 2012, quando purtroppo anche in queste terre, un poco lontano da qui, la stessa cosa, lo stesso fenomeno colpì anche tutti quanti noi e i nostri vicini. Ebbene, purtroppo quello è l'inizio di un qualcosa che si sta ancora avvenendo in quelle terre, e tante persone, tante famiglie stanno vivendo le notti, i giorni, con quel patema ogni volta che sentono le scosse. Bene, noi questa sera perché siamo qui? Siamo qui perché abbiamo voluto dare un contributo, avete voluto dare un contributo facendo la vostra donazione all'ingresso, per aiutare in qualche modo quelle persone che oggi hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di riprendere la propria dignità e di ripercorrere ancora la loro vita, di tornare alla normalità. E chi ha voluto organizzare questo sono state diverse associazioni, qui di Castelfranco Emilia, assieme al comune, insieme alla nostra associazione comunale e assieme ad alcune associazioni culturali, nonché gli artisti di Castelfranco Emilia. Castelfranco è stata una terra che ha dato il Natale a tantissimi artisti, artisti che sono esibiti non solo nelle nostre piazze, non solo in Italia, ma pensate addirittura a livello internazionale. Li conosciamo tutti e loro hanno voluto così, con uno scambio veloce di sms, di mail, dire sì, ci siamo, vogliamo fare qualcosa, passiamo una serata in compagnia e cerchiamo di dare un contributo al nostro modo, facendo spettacolo. Alcuni di loro, fra l'altro, mi dicevano che hanno partecipato all'Aquila, quando ci fu il terremoto dell'Aquila, facendo esibizioni proprio là, in loco, sotto le tende, sotto i tendoni, assieme alle persone, e da lì hanno avuto quell'ispirazione per questa sera. Quindi dicevo, l'insera è all'insegna di spettacolo e all'insegna di solidarietà. Detto questo, lo spettacolo non sono certo io con le mie parole che lo faccio, ma sono gli artisti, e prima di tutti gli artisti che si esibiranno, è una lunga lista di artisti appunto, di persone, vogliamo iniziare con un segno di auspicio, un segno che gli artisti stessi hanno voluto dare, cioè di non iniziare con qualcuno che già è conosciuto, che già ha avuto modo di dare, così posso dire, spettacolo nelle piazze, con i suoi concerti, ma qualcuno che è all'inizio di una carriera, che noi auguriamo anche di essere una carriera molto lunga e molto soprattutto proficua, e quindi all'insegna dei giovani. Questa sera inizia il momento più particolare, delicato, no? Perché bisogna rompere il ghiaccio, quindi tutti quanti sono emozionati, ma soprattutto chi ha il compito di rompere il ghiaccio è il primo artista. Questa sera chiamiamo sul nostro palcoscenico una voce giovane, una ragazza molto giovane, di 18 anni, pensate, qui di Castelfranco Emilia. Facciamo tutti insieme quindi un calorosissimo applauso a Silvia Zanotti. Eccola qui. Silvia, ciao, benvenuta. Allora, dicevo che dobbiamo lasciare largo ai giovani, no? Quindi hai visto che ci sono tutti i tuoi colleghi artisti di Castelfranco molto più navigati, non tanto per solo l'esperienza, ma anche perché hanno qualche annetto più di te. E assieme hanno voluto invece dire, diamo un segno ancora di fiducia per il futuro, per tutti quei ragazzi che oggi, magari i tuoi coetanei, sono in quelle terre, che stanno pensando a come risolvere i problemi e come affrontare il futuro dei prossimi giorni, dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Noi iniziamo con te, che ci canti come primo brano? Nessun grado di separazione.
Signori, buon divertimento, un grande bocca a tutti, ci vediamo dopo. Silvia Zanotti. Taccio subito e ti lascio seguire nel secondo brano che si intitola Alleluia. Alleluia, ancora voi, Silvia Zanotti. And my
Complimenti ancora, bravissima, bravissima. Allora Silvia, grazie della tua presenza qui, del tuo contributo, anche tu hai voluto partecipare a questa serata di solidarietà, quindi prendiamo questo come un gesto nei confronti di tutti i tuoi coetanei e lo porteremo assieme poi al contributo, anche questo in senso di qualcosa di futuro e qualcosa di importante. Ok? Grazie mille Silvia, ancora per te un applauso.